Nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l'intero territorio comasco si è mobilitato con iniziative e momenti di ricordo, alcuni già partiti nei giorni scorsi. I dati, anche in provincia, segnano un aumento dei casi, riscontrato anche nell'aumento delle richieste di aiuto arrivate a Telefono Donna, centro antiviolenza di Como. Sono in tutto 306 le donne che hanno chiesto aiuto dall'inizio dell'anno, 241 sono nuovi accessi e 65 i contatti che si sono riattivati dopo un primo momento di confronto. Ed è alta l'attenzione, ha spiegato Arianna Liberatore, presidente dell'associazione di volontariato, soprattutto per la crescita delle richieste tra le giovanissime. E molti degli appuntamenti in programma in questi giorni parlano proprio ai giovani. Stamattina la Biblioteca di Como ha ospitato Genio Femminile, Si prende cura di sé, quarta edizione del Festival delle Emozioni, che ha previsto la presentazione del libro Parole di Donne e gli spettacoli La Panchina Rossa e Il Genio Femminile in Movimento. Mentre la Polizia di Stato porta avanti la campagna Questo non è amore, con infopoint e camper attrezzato oggi a Tavernola e domani in piazza Grimoldi in città. Sempre oggi, ma in serata, in piazza San Fedele, presidio delle donne in nero e rete Intrecciati 3, con interventi delle realtà della rete. Fino al 29 novembre, nel cortile antico del comune di Como, esposizione delle t-shirt bianche che le detenute hanno disegnato e realizzato per la giornata. Mercoledì lo spazio Gloria di Via Varesina ospiterà alle 18 la proiezione del film La bambina segreta. Giovedì 28, dalle 10, la casa di comunità di Via Napoleona vedrà allo stesso gazebo insieme operatori sanitari, assistenti sociali, volontari di Telefono Donna e forze dell'ordine. Nella sede della CISL dei Laghi in Via Recchi, venerdì 29 novembre dalle 14, convegno dal titolo Stop alla violenza, un impegno della comunità. Seguirà una dimostrazione di difesa personale con il maestro di arti marziali. Questi dunque gli eventi in città, ma in molti altri comuni del territorio sono stati organizzati momenti di sensibilizzazione contro la violenza di genere nelle scuole e con le associazioni del territorio. A Cantù, ad esempio, i primi appuntamenti sono iniziati già nei giorni scorsi e proseguiranno fino a domani.